cordile. Salve cipollotti e benvenuti. Oggi parleremo del maestro della suspense. Signore e signori, Mr. Alfred Hitchcock. Halloween si avvicina e abbiamo bisogno di film a tema. Quindi ecco, quattro film perfetti per la stagione partoriti da quel genio di Hitchcock. Partiamo con un cult che quasi mi vergogno a riproporvi perché ve ne avevo già parlato l'anno scorso e perché credo che abbiate visto tutti, ma è così bello che vale la pena rinominarlo. E sto parlando di Psycho, film del 1960. Una giovane donna di nome Marion, ruba dei soldi al suo datore di lavoro e decide di fuggire in auto col malloppo. Lungo la strada si ferma al Bates Motel, gestito da quell'amabile personcina che è Norman Bates. Guarda che faccino sporciucchino! Norman è davvero gentile con Marion, tanto che le prepara la cena. Pane e burro. Sul serio? Comunque Marion accetta di buon grado e poi decide di andare a dormire, ma prima si fa una doccia. Una doccia indimenticabile per Marion. E dopo la doccia iniziamo a seguire la vicenda dalla prospettiva di Norman. Che culo. Se ci fate caso, la tragica fine di Marion si può percepire già nella sequenza della cena. Cena, pane e burro. Ma che è? Infatti in quella scena abbiamo un susseguirsi di campo contro campo che ci mostrano dei rapaci imbalsamati che sovrastano la figura di Marion e che quindi la rendono quasi succube e ci suggeriscono quello che sta per accadere. E ci ricordano anche di un altro film del nostro Mr. Hitchcock, ovvero Gli uccelli. No, non quelli che state pensando. Scostumati. Ma passiamo adesso ad un altro classico e anche un vero e proprio capolavoro. E sto parlando della Finestra sul cortile, un film del 1955. Un uomo di nome Jeff è costretto all'immobilità a causa di un incidente alla gamba. Sto povero Cristo si ritrova tutto il giorno in casa. Quindi cosa fa un uomo annoiato, bloccato a letto per via di una gamba ingessata? Spia i vicini. Jeff quindi si trasforma nella versione maschile e più giovane della vecchietta di paese, il quale unico scopo nella vita è osservare e soprattutto giudicare chiunque passi sotto al suo balcone. Castia gusta come ti sei trassara. Ta pregoncia. E qui viene il bello. Jeff sospetta che uno dei suoi vicini di casa abbia ucciso sua moglie e fa di tutto per scoprire la verità. Il film è un film metacinematografico, ovvero un film che parla di cinema. Cinema nel cinema. Proprio perché Jeff si comporta come lo spettatore di un film. È bloccato su una sedia e guarda fuori dalla finestra, quindi fruisce dello spettacolo che i suoi vicini di casa gli offrono. Inoltre, tutte le finestre che lui vede corrispondono ad un genere. Abbiamo la commedia, il film romantico e soprattutto, come vi anticipavo, il noir. Passiamo adesso a Rebecca, la prima moglie, un film del 1940, che racconta la storia di una giovane donna, Joan, che sposa un uomo molto ricco e vedovo. Questo è un particolare importante. Quando Joan si trasferisce a casa di suo marito, Massimo, scopre che la sua prima moglie, Rebecca, in realtà non è stata per niente dimenticata. Nella casa tutto ricorda la defunta donna. Ci sono ancora i suoi quadri appesi ai muri, ci sono ancora i suoi vestiti e addirittura la sua camera è rimasta esattamente come era quando era in vita. In particolare la signorina Denver, la governante, non fa altro che ricordare i bei tempi in cui Rebecca era viva e di quanto fosse bellissima, gentile e amorevole. La presenza di Rebecca è quindi una costante all'interno del film. Quasi riusciamo a percepire la sua presenza come se fosse un fantasma. Anche la regia ce lo suggerisce, infatti spesso vengono inquadrati degli spazi vuoti in cui appunto percepiamo la sua presenza assenza. Inoltre alcune scene del film, come la governante che annusa i vestiti di Rebecca, Coccolino alla lavanda, vengono interpretati come un amore omosessuale represso. Ah, vedi Hitchcock come era avanti negli anni 40. E concludiamo con Vertigo, la donna che visse due volte. Un film del 1958 tratto dal romanzo Dans les morts. Che francese. Il film racconta di un uomo, Scotty, che è un ex poliziotto che ha lasciato il suo lavoro a causa di un incidente, causato secondo lui dal suo soffrire di vertigini. Scotty viene contattato da un suo vecchio compagno dell'università, che gli chiede di indagare su sua moglie, che nell'ultimo periodo ha un comportamento un po' strano. Scotty accetta e inizia a pedinare la donna, nemmeno con troppa discrezione, se posso essere sincera. Siete in due in strada, sta qui come fa a non vederti. Scotty scopre che la donna è in realtà una bisnipote, non so, di Carlotta Valdés, una donna molto importante che però si è tolta la vita. E il comportamento di Madeleine, la donna che viene appunto pedinata, fa quasi pensare che l'anima di Carlotta Valdés l'abbia posseduta. E non vado oltre. Bene, con questo concludiamo il nostro Four of Hitchcock. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se conoscevate già questi film oppure se li vedrete grazie ai miei consigli. Wow. Soprattutto quali sono i vostri film preferiti di Hitchcock. Io lo adoro come regista, ho visto la maggior
maggior parte dei suoi film, non tutti ancora, devo recuperare ancora qualcosa, quindi sono curiosa di sapere quali vi piacciono. E nulla, quindi noi ci vediamo ad un prossimo video del Julie Halloween. Ringraziamo Mauro per questa perla e come al solito qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e sui canali YouTube per cui lavoro, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!